Il mese di marzo in NBA solitamente è una fase di transizione tra la fine della regular season e l'inizio dei playoff. Quest'anno la lotta per una posizione tra le prime 8 della Western Conference sta regalando qualche sorpresa in più. Oltre a questo, ci sono alcuni spunti che possiamo portarci a casa in vista della prossima stagione o proprio in vista dei playoff. Vediamo quali. Mikal Bridges dopo la deadline è stato uno dei giocatori più interessanti da osservare, anche di più della controparte per cui è stato scambiato visto che è rimasto ancora in infermeria e rientrerà tra poco. Il nuovo giocatore dei Nets ha dimostrato una doppia faccia, in primis lo abbiamo conosciuto come uomo difensivamente eccezionale, ora lo abbiamo visto anche in veste di leader e scorer nella sua nuova avventura. Ai Suns era per importanza mediatica forse il quarto uomo nella lineup della squadra, giocatore capace di ritagliarsi lo spazio nello sporco della partita, farsi trovare nel punto giusto nel momento giusto e soprattutto difendere il miglior attaccante avversario, sfruttando le lunghe leve che si ritrova a discapito di un fisico abbastanza smilzo. Ai Nets invece la storia è cambiata: 25,8 punti, 2,4 assist e 4,6 rimbalzi di media, in confronto ai 17 punti, 3 assist e 4 rimbalzi con Phoenix. Le percentuali si sono leggermente alzate, ma quello che più di tutti ha avuto un boost è stato lo usage, semplificando il coinvolgimento del giocatore nell'azione, che è passato dal 19,2% al 28,7%. Questa è la dimostrazione del talento presente nella maggior lega cestistica del mondo. Bridges è stato un giocatore di squadra per tutta la sua carriera e ora, venendo gestito e utilizzato in maniera diversa, può dimostrarsi anche uno scorer di buon livello. Credo che in futuro lo vedremo comunque maggiormente nel ruolo simile a quello che ha ricoperto in Arizona, ma con la consapevolezza che è molto più di quello che abbiamo creduto per tanti anni, e Nick lo aveva previsto. Nel mese di marzo Joel Embiid ha giocato il miglior basket della sua carriera, inanellando una serie di prestazioni clamorose, grazie alle quali è adesso uno dei principali candidati al titolo del MVP della stagione. Nelle ultime settimane Embiid ha dimostrato una combinazione di forma fisica e maturità cestistica mai viste prima, producendo numeri impressionanti. Nelle 11 partite giocate nel mese di marzo, il 21 dei Sixers ha tenuto una media di 34 punti, col 62% dal campo, il 39% da 3, andando in lunetta quasi 12 volte a partita. Questi sono numeri da MVP che dimostrano l'incredibile efficacia di Embiid anche su volumi di gioco importanti. Un fattore non trascurabile dietro al miglior momento in carriera di Joel è James Harden. Il pick and roll Harden-Embiid è infatti un'arma letale e consente al lungo dei Sixers di trovare tanti tiri ad alta percentuale, al ferro o dal suo amato mid-range. Le buone condizioni fisiche del Barba tolgono un po' di pressione della difesa su Embiid, così che non è sempre costretto a crearsi un tiro da solo contro due o più difensori. Anche la metà campo difensiva di Embiid è ai massimi storici. Tante volte in carriera, per pigrizia o stanchezza, Joel si è riposato in difesa scegliendo di muoversi il meno possibile. Nelle ultime settimane, invece, a ulteriore testimonianza dell'eccezionale condizione atletica, è molto attivo e il numero di stoppate a partita, 2,3 di media a marzo, lo dimostra. Secondo voi, è lui l'MVP della stagione? 36 vittorie per OKC equivalgono quasi alla somma delle due stagioni precedenti messe insieme. Ci siamo! È il momento per giocare sul serio e attendere i nuovi arrivi del prossimo NBA draft, forse aggiungere qualche giocatore di esperienza tramite qualche scambio in estate, e la squadra di Oklahoma è pronta per tornare a competere come quella di un tempo. In questo momento l'odore di play-in ad un passo non deve far paura, ma deve essere uno stimolo per mettersi in gioco senza pensare ai giovani talenti che a giugno saranno eletti al draft. La squadra ha trovato e confermato l'assoluta leadership in Shai Gilgeous-Alexander, condottiero di questi Thunder, che sta iniziando a capire come gestire i momenti clutch, nonostante le percentuali siano ancora abbastanza basse. I compagni si fidano non solo nei momenti difficili, e il numero 2 ha ripagato spesso la loro fiducia mettendo a referto 31,4 punti, 5,4 assist e 4,8 rimbalzi di media partita, numeri che lo candidano come uno dei giocatori più migliorati della stagione. OKC però non è solo Shai, ma anche una serie di giocatori che stanno iniziando a prendere confidenza con il campo.
Josh Giddey, che secondo me potrebbe essere un buon leader per la second unit, Dort, un difensore eccezionale, e Jalen Williams, che si è fatto sentire con 18,1 punti e 55,9% dal campo nelle ultime 20 partite. Rookie estremamente interessante, di cui mi piacerebbe parlare in un video a sé. Fatemelo sapere nei commenti se vi interessa. In tutto questo manca Chet Holmgren, che non abbiamo visto, e farà il suo debutto solo nella prossima stagione. E in più qualche giocatore interessante che potrebbe arrivare dalle tre prime scelte che OKC avrà nel prossimo draft. Squadra difensivamente competente, giovane e con voglia di dimostrare il proprio valore. Occhio che OKC inizia a fare sul serio. A proposito dei rookie che stavamo menzionando prima, ce n'è uno che dopo un inizio di carriera difficile ha messo in campo ciò di cui ci si aspettava, insomma, ed è proprio Jabari Smith Jr. Un po' per l'ambiente disfunzionale di Houston, un po' perché il suo gioco doveva ancora abituarsi al basket dei grandi, l'unica costante nei primi mesi di Jabari in NBA sono state le percentuali dal campo bassissime, anche al tiro da tre punti, di cui uno specialista. Dopo un gennaio e un febbraio da incubo, chiusi rispettivamente con il 17% e il 25% da 3, a marzo Smith ha fatto finalmente intravedere le doti balistiche che avevano impressionato ai tempi di Auburn e lo avevano inserito nella discussione per la prima scelta assoluta al draft 2022. Nell'ultimo mese ha messo a segno 15,8 punti a partita, 3 in più della sua media stagionale, tirando con il 40% da 3 e il 60% di true shooting. Quindi non solo più punti, ma anche maggiore efficienza al tiro e un impatto molto positivo nell'offensive rating dei Rockets, che con Jabari Smith in campo è schizzato a 123 punti su 100 possessi nell'ultimo mese, appunto, 23 punti in più rispetto a quello di febbraio. Ai buoni numeri ha aggiunto anche il primo game winner della carriera, una gran tripla da palleggio con cui i Rockets hanno battuto i Pelicans all'ultimo secondo. Le doti ci sono e lo sta dimostrando, ora serve un sistema che lo aiuti maggiormente perché al momento a Houston c'è un po' di confusione. C'è solo da aspettare però. La stagione dei New York Knicks porta alla mente quella di 2 anni fa, nella quale riuscirono ad avanzare fino al quarto posto nella Eastern Conference per poi schiantarsi al primo turno playoff contro un Trae Young indiavolato. Questa volta però c'è qualcosa di diverso, l'entusiasmo è diverso, la forza della squadra è diversa. L'arrivo di Jalen Brunson ha portato una ventata d'aria fresca, facendo crescere in primis il giocatore, che è stato lì lì per andare all'All-Star Game con dei numeri veramente importanti, e facendo anche crescere poi tutta la squadra, che sotto la leadership del numero 11 si è piazzata per il momento al quinto posto della regular season con un record di 42-33. Nelle ultime partite c'è stato un po' di calo della squadra, che ne ha perse 6 delle ultime 10, ma post deadline i Knicks sono stati la squadra nettamente più in forma del campionato, strappando anche 9 vittorie di fila. La striscia interrotta e le successive sconfitte sono dovute anche all'assenza dell'ex Mavs, che sta recuperando da un piccolo infortunio. A tenere a galla New York che nelle ultime partite però è stato un Randle in gran spolvero, con un buzzer beater contro Miami e 57 punti realizzati contro Minnesota. Non è la stessa squadra di 2 anni fa, Thibodeau è riuscito ad adattarsi al roster e viceversa, dando alla squadra una dimensione più offensiva, quinta per offensive rating con 116,3, inserendo anche Josh Hart, arrivato da Portland in maniera abbastanza sorpresa, diventando subito indispensabile in questa lineup. Non so onestamente se possono dire qualcosa di più ai playoff, ma le basi sono state gettate e potrebbero finalmente far ben sperare i tifosi dei New York Knicks, che conosciamo essere abbastanza esigenti. Tra questi spunti potremmo anche citare magari Sacramento, ma ne abbiamo già parlato a inizio stagione, racchiudendo in un video le chiavi della proprio loro stagione positiva. Se vi va di approfondirlo ve lo lascio qua di fianco a me. Ciao panchinari!